decisione della Suprema Corte di Cassazione che il 28 settembre ha deciso di annullare il provvedimento del riesame che legittimamente riapriva le fonderie Pisano è un provvedimento di grande speranza per la popolazione, rimette in gioco tutto e ridà la possibilità a un nuovo riesame di decidere se aprire o chiudere lo stabilimento. Noi siamo convinti, per quello che stiamo subendo, che lo stabilimento vada immediatamente fermato. Le fonderie Pisano continuano a danneggiare la vita della popolazione ogni giorno. Fino a stamattina c'era una puzza nauseabonda e polveri nere invadevano tutte le superfici interne e esterne alle abitazioni, ma non solo dei quartieri di Fratte, Matierno, Cappelle, ma anche fino a Torrione, al centro di Salerno, insomma, i tre quarti della città di Salerno, il comune di Baronissi e il comune di Pellezzano. Tre comuni abbandonati dalle istituzioni. Noi riteniamo che c'è una grave responsabilità politica e di complicità nei fatti della Regione Campania, del governatore De Luca, del vicegovernatore Bonavitacola e del nuovo commissario ARPAC Sorbino. Questo nuovo commissario, che a differenza del commissario Pietro Vassaturo, che aveva portato l'ARPAC ad essere un ente terzo e aveva fatto il suo dovere facendo indagini attente, rispondendo alle esigenze della popolazione, individuando la legge e quindi facendo semplicemente il proprio dovere, questo commissario Sorbino invece si è chiuso nelle stanze, non incontra la popolazione, non abbiamo chiesto un incontro, e quindi si rende di fatto complice di un imprenditore disonesto come Pisano, che ribadisco, fino a ieri mattina, la puzza era nauseabonda ed è per questo che noi abbiamo, oggi lanceremo una nuova denuncia querela nei confronti della proprietà Pisano per danneggiamento alla popolazione, sia dal punto di vista di questi miasmi intollerabili, sia per le polveri nere metalliche che provengono da quella fabbrica. Noi sottolineiamo che nei 6 mesi di chiusura per il sequestro che la Procura il 26 giugno 2016 ha messo in campo, in quei 6 mesi eravamo in paradiso, sentivamo gli uccellini, anche la fauna, anche il clima era cambiato nella Valle dell'Irno. Con la riapertura dal 15 dicembre siamo tornati improvvisamente all'inferno, grazie MAD alla fonderia Pisano, alla proprietà Pisano, che auguriamo presto paghi il conto salato con la giustizia. Dopodiché noi vogliamo dire anche un'altra cosa, il 27 ottobre sotto la Regione Campania, nella sede di rappresentanza al porto di Salerno, dove è il genio civile, faremo una manifestazione per consegnare un documento alla Regione Campania e chiedere per l'ennesima volta a De Luca di fare il governatore dei cittadini e non degli imprenditori disonesti, ovvero di incontrare la popolazione, di ascoltare il grido di dolore che si leva dalla Valle dell'Irno. In più, oggi pomeriggio, sabato, faremo questa assemblea con la popolazione perché stiamo completando il ricorso alla Corte Europea di Strasburgo. Siamo ormai alle ultime schede da consegnare e anche lì auspichiamo che la Corte Europea di Strasburgo condanni l'Italia, la Regione Campania, il Comune di Salerno e l'ASL e l'ARPAC per non aver fatto il loro dovere, per non aver informato del pericolo della popolazione e per non aver garantito la qualità della vita familiare della popolazione. Noi crediamo che a pagare anche elettoralmente, da oggi in poi la nostra campagna sarà contro tutti quegli enti che non fanno il loro dovere e che con il loro silenzio sono complici di Pisano.